Buonasera. Due immobili situati in via Vittorio Veneto e in via Statale verranno ristrutturati dal comune, che li affiderà ad una cooperativa per l'accoglienza di profughi richiedenti asilo. La decisione, presa dall'amministrazione, prevede che i costi sostenuti per i lavori siano coperti dal canone d'affitto pagato dalla cooperativa. In tal modo Fiorano potrà ospitare un numero di profughi congruo rispetto alle quote decise dalla prefettura. Continua ad arricchirsi di interessanti oggetti la collezione di presepi dell'associazione Terra Nove. Oltre alle centinaia di natività provenienti da ogni parte del mondo, infatti, Ferruccio Giuliani ha allargato la collezione con decine di uova naturali artificiali, tra cui alcuni pezzi di grande valore. Ecco i dettagli nell'intervista. Ferruccio, qui nel museo, dopo tanti presepi, adesso arrivano anche delle uova, molte con dei presepi dentro, una tua nuova collezione, potremmo dire. Queste uova rappresentano la vita, perché dall'uovo nasce la vita. E poi che nasca Gesù, che nasca un pulcino, che nasca un premio Nobel, a mio parere l'uovo è la vita. Ecco perché tu vedi qua tante qualità di uova, dal minerale al naturale, in legno, in porcellana, in vetro, in cristallo. Perché? Perché tutto il mondo rispecchia questa fede. L'uovo è la vita. Simbolo di vita, qui ce ne sono tanti che arrivano da ogni parte del mondo. Raccontaci un po' quali sono quelli più particolari e come hai fatto a portarli qui, a trovarli. Ma vedi, più che portarli qua, 2 mesi fa è arrivata una telefonata da Roma che mi dice a casa, sì, alla sera è arrivato un monaco del Dalai Lama che mi ha portato un uovo di Septarite trovato in Tibet, ai confini con la Mongolia, dove 450 milioni di anni l'hanno formato a forma di uova, l'hanno solo pulito, ma è un uovo che io ho, che è esposto là nell'ingresso. Poi qua di interessante abbiamo le uova del Fabergé, abbiamo le uova, ad esempio quello là è un uovo di dinosauro, è stato battuto all'asta ad esempio da Cristi a 106.000 euro, per darti un'idea di quello che c'è qua dentro. E poi ci sono delle uova come ad esempio un altro uovo che là è interessantissimo, viene dall'Ucraina, è un uovo del 700, già che ha 200 anni e passa. Poi ci sono le uova naturali di emu, di cigno, di oca, di gallina, abbiamo un uovo il più piccolo del mondo, che è quello. Insomma, c'è qua in giro l'uovo di lucertola, che è un uovo che non ha il guscio, è di pelle, una cosa magnifica, stupenda, piccolissima. E qua c'è solo la fantasia. Ogni secondo, nel mondo nascono 7 bimbi. Quindi sono 7 miracoli al secondo. Guarda che un secondo è tutto, un secondo, 7 bimbi che nascono nel mondo. Non sono 7 miracoli della vita, poi che sia il cristianesimo, che sia il musulmano, sono 7 miracoli. Perché? Perché ogni persona, a mio parere, è un insieme di cose inspiegabili, che anche la scienza sta arrivando avanti a passi da gigante, ma non riuscirà mai a fare quello che il grande architetto dell'universo è riuscito a fare. Un'ultima cosa, queste uova che arrivano da ogni parte del mondo saranno visibili, come hai detto prima, anche ai bambini delle scuole. Questo è un po' il pubblico a cui anche i tuoi presepi spesso si rivolgono. Sì, ma questo qua è quello che auspico che succeda, perché ci sono delle cose veramente interessanti. Ci sono delle uova, ad esempio, che se io di minerale, che se le illumino in verticale la luce passa e si moltiplica, se le illumino lateralmente la luce sparisce. Preparativi in corso per la nuova edizione dell'ennesimo Film Festival, che si terrà alla Storia il prossimo anno, nel mese di maggio. L'associazione Tilt, che organizza la kermesse, ha infatti pubblicato il bando per la partecipazione. I cortometraggi potranno essere presentati fino al 31 gennaio 2017. Dibattito tra sì e no in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Ad organizzarlo i due comitati fioranesi che invitano la cittadinanza a Casa Corsini, domenica alle 17. A esporre le ragioni del sì il consigliere regionale PD Giuseppe Boschini. Per il no ci sarà invece l'avvocato Mauro Sentimenti. Passiamo allo sport.
Importantissimo evento al Castello di Spezzano, location scelta dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per la premiazione delle società modenesi. All'evento hanno preso parte anche l'assessore Riccardo Amici e il presidente del Fiorano Calcio Michele Iacaruso, che ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza negli stadi. Il Fiorano Calcio, in merito, organizza anche un incontro, in programma lunedì alle 20.45 nella sala conferenze del Centro Sportivo Ferrari. Grazie per essere stati con noi, anche per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana!